Ragazzi, è successo un putiferio questa ultima settimana per questo spezzone di video. Adesso prendo una foto di questo ragazzo, un gran bel fisico. E in questo caso il nostro amico Danny Enrico ha un gran bel fisico. Non so quanti anni ha, suppongo 22-23. Molto tirato. E se devo dire la mia, secondo me Danny Enrico non è assolutamente drug free. Raga, avere le vene sull'addome e vedere le striature sul petto e sulla spalla mi fanno dedurre che ha utilizzato dei prodotti per aiutarlo a, ecco, asciugarsi. Questa è stata la mia opinione personale di questo video, dove ho fatto i complimenti a Danny e ho dato la mia opinione, che non cambia, che secondo me non sia natural. Questa è stata una risposta che ho trovato sul web da parte di Danny. Ah, Fulvio Rasponi. No, raga, a me, secondo me ognuno può avere la propria opinione. Cioè, tipo Sammy, quando l'ho conosciuto, avrebbe detto che io non sono natural. Poi vengo con me, scoperto che sono natural. Ognuno, secondo me, può avere la propria opinione, è onestissimo. Però non puoi andare a dire no, non è assolutamente natural, perché tu non sai per cosa una persona, non sai dove è partita, non sai quello che ha fatto, non sai il culo che mi sono fatto, la fame che ho fatto per mesi. Quindi non è che puoi dire no, quello non è natural perché c'ha le vene sull'addome. Cazzo vuol dire? Genetica. Quindi solo duro lavoro, ragazzi, andate avanti, non fatevi, come dire, far comandare a questi no, lui non è natural perché c'ha una riga sul culo, non arriverete mai. Come non potete avere meglio di me? Cioè, per questo ve lo garantisco. Quindi far quello fulmine la spugna. Araboy! Allora, ammetto che Fulvio Rasponi è carino, ma anche Segoni suona bene. Però Danny, addirittura mandarmi a fare in culo perché ho dato la mia opinione personale, mi sembra leggermente eccessivo. A me non pare che io ti abbia insultato, anzi, ti ho fatto i complimenti. Vabbè, ripeto, la mia opinione, Danny, non cambia. E voglio mettere un attimino le cose veramente in chiaro. Raggiungere la definizione di Danny si può da natural, d'accordo? Che sia ben chiara questa cosa. Io conosco fenomeni genetici, conosco gente che ha dei grandissimi fisici natural e so, per dato di fatto, che sono natural, ci sono cresciuto insieme. Ok, non cadiamo insieme, però dai, sono al 99% sicuro. Per me è Danny Enrico che non è natural, ragazzi. Per me sono i punti che ho citato nei miei video precedenti che mi fanno dedurre che Danny Enrico non sia natural. Ripeto, questa qui è la mia opinione personale. Un'altra cosa a cui volevo far chiarezza: se tu hai la ginecomastia non vuol dire che tu sia dopato. Ragazzi, erano cose che io sinceramente pensavo fossero sottointese. Mea culpa, dovevo fare chiarezza anche su questa cosa. Perché se io prendo le foto di Danny Enrico, questa qua era del 2021, io non vedo nessuna ginecomastia. Prendo quest'altra foto, sempre del 2021, io non vedo nessuna ginecomastia, né tant'altro su questa foto qui, sempre presa nel 2021. Se io prendo questa foto qui di Danny Enrico quando ha gareggiato e vedo che magicamente è apparso questo capezzolo paffutello, io ho due domande, me le faccio. Io non, a me non mi piace dire questo è natural senza fare comunque una diagnosi grazie alla mia esperienza. Ripeto, raga, come ho ripetuto sempre in tutti i miei video, mi posso sbagliare anche io, ma la mia opinione su Danny Enrico non cambia. Secondo me questo ragazzo non è natural. Ha un gran bel fisico, ti sei fatto le ossa per farti questo fisico, hai fatto la fame per portare questa definizione, so l'impegno che ci hai messo, Danny, ma per me tu non sei natural. Un'altra cosa, io ho ricevuto qualche insulto su Instagram e raga, io sinceramente non me la prendo, perché come vi ho detto nel video precedente, quando io iniziai palestra avevo questi idoli e gente mi dicevano guarda questo qui è dopato eccetera eccetera, anche io odiavo queste persone perché non ci volevo credere. Quindi ci sta che mi insultate, non me la prendo veramente. Io sono dell'idea che un personaggio come Danny, con il suo following, ok, che si è costruito, attenzione, grazie all'immagine del suo fisico, secondo voi non è disposto a scendere a certi compromessi? Ripeto, questo è un mio punto di vista ed è una mia opinione, ok? La cosa che mi ha fatto molto ridere durante questa settimana è vedere questi micro influencer e influencer che facevano amicizie, ok? Hanno visto che Danny si è messo contro di me e hanno detto vai, mettiamoci anche noi contro di Flavio, facciamoci video contro. E eravate tutti in coppietta, ce ne fosse uno che ha fatto un video da solo, la maggior parte eravate tutti in coppietta. Io capisco che un personaggio come me possa darvi fastidio, perché
Ragazzi, chi mi conosce sa benissimo, io non ho peli sulla lingua e a me piace anche parlare del lato del bodybuilding di cui tutti voi non volete parlare. E se io mi sono costruito la community che ho oggi è anche grazie a questo, perché raga, a me piace parlare la lingua dei fatti, non mi piace nascondermi dietro un dito come fate la maggior parte di voi. E ad esempio, ho preso questo video di Jans, ti reputavo pure una persona tranquilla, ma Jans, in questo video hai parlato del nulla cosmico per 15 minuti di fila e io ho aperto il tuo video, ho letto i commenti, le persone ti hanno fatto a pezzettini, ok? Quanto si vede che eri a favore del tuo amichetto Danny in questo video? E il bello è che ti sei arrampicato sugli specchi per 15 minuti di fila su una cosa che io stesso ho messo in chiaro nel mio ultimo video. E tu questo video l'hai fatto uscire dopo il mio ultimo video, quindi non hai scuse. Poi addirittura è stato citato il discorso delle vene, perché uno non può avere vene sull'addome. Ah mio Dio, quello si dopa. Questo è un messaggio sbagliatissimo. Non puoi dire una cosa del genere, che se uno ha delle vene in più rispetto ad altre persone fa uso di sostanze dopanti. Se vedere delle vene in un certo punto vuol dire individuare una persona dopata, non si parla di qualcuno che non capisce niente di bodybuilding, ma qualcuno che non capisce proprio un cazzo di niente. Cazzo di ridi. Mi pare che io ho messo le cose in chiaro su questa cosa. E adesso mettiamo un pochettino le cose in chiaro su una cosa che ho detto nel mio video precedente. Ragazzi, non vuol dire che se uno ha le vene sull'addome è automaticamente dopato. Io ho fatto riferimento alle vene sull'addome perché comunque il nostro amico Trenny ha mantenuto praticamente tutti i volumi che aveva anche in fase di massa. Ci sono più fattori da prendere in considerazione. Le vene sull'addome ce l'avevo anche io quando avevo 16 anni ed ero HP-20. Non vuol dire niente avere le vene sull'addome e non vuol dire che sei dopato, ecco. Però la mia opinione su Trenny non cambia. Quindi, come hai potuto sentire, caro Jans, ma che tra l'altro eri a conoscenza, io ho messo le cose in chiaro su questa cosa che tu stesso hai parlato con i tuoi amichetti. Non sei neanche stato capace di farlo da solo il video, hai dovuto chiamare altri due e fare un video, come la maggior parte, ecco, di questi micro-influencer, fit-influencer. Avete visto che Danny ha tanto seguito, vi siete corsi tutti in soccorso a leccarvi il culo e fare video contro di me. Il problema qui è che le persone non sono stupide, d'accordo? Perché nel video ho semplicemente espresso la mia opinione personale. Non è che dici che, ok, ci sto da un anno in mezzo al bodybuilding. Comunque è un paio di anni che ci sto, ok? Non voglio dire quanti anni, come dicono ogni video. È un paio di anni che ci sto. E comunque le persone mi fanno fiducia. Io, con i miei video, ho aiutato centinaia e migliaia di persone e continuerò a farlo. Ragazzi, quando voi mi attaccate, non è che state attaccando solamente me stesso, non vi dovete preoccupare di me, vi dovete preoccupare della community che mi sono creato con tutte queste persone, d'accordo? Se tu, Jans, io ti ho scritto, ok? Ti ho detto che avrei fatto un video dove avrei commentato uno spezzone del tuo video e hai scritto una cosa che mi ha dato leggermente fastidio, hai scritto che devo fare attenzione alle parole che uso perché ho una community abbastanza tossica. E non per colpa mia. Tu non ti devi permettere di dire che io ho una community tossica. Sappi che io sono disposto a difendere la mia community in tutti i modi. Se tu pensi che io ho una community tossica perché mi difendono, c'è un motivo per il quale mi difendono. E qua ti lascio giustamente qualche commento di quante persone io abbia aiutato e di quante persone continuerò ad aiutare. Ragazzi, voglio chiarire anche questa cosa che ritengo di estrema importanza, soprattutto al pubblico giovane. Se voi scoprite che il vostro idolo si dopa, questa cosa non deve assolutamente mettervi i bastoni tra le ruote. Anzi, dovete continuare a spaccarvi in palestra, mangiare bene e condurre uno stile di vita sano. Perché questa corsa è solamente contro te stesso. L'obiettivo primario qui deve essere migliorare te stesso. Va benissimo utilizzare queste figure come fonte di motivazione, ma ricordati bene che questa sfida è solamente contro te stesso. Un'ultima cosa, se io devo combattere contro tutti questi micro-influencers, influencers, eccetera, eccetera, perché ho semplicemente dato la mia opinione personale, mettetevi in fila.